Un'indiscrezione clamorosa su di un nuovo omaggio per Raffaella Carrà che arriverà nel 2023 in Italia, sarà qualcosa di unico. Miss Tuca Tuca continua ad essere omaggiata nel suo bel paese e non solo, con iniziative che si susseguono giorno dopo giorno. Non solo in TV, ma in strade, piazze e l'ultimissima coinvolge tutta un'intera nazione. Raffaella Carrà, ANSA. Ad oltre un anno dalla morte di Raffaella Carrà, la sua assenza è tutt'oggi palpabile ed il vuoto lasciato incolmabile. Miss Tuca Tuca è entrata nel cuore di tanti, in parte per la sua professionalità, ma soprattutto per la sua umanità, tant'è vero che è andata anche oltre l'Italia. In Spagna, ad esempio, è particolarmente apprezzata, nonostante gli ultimi atti vandalici che l'hanno vista protagonista. Dal giorno della sua morte, in ogni caso, si è susseguita una gara di omaggi a lei rivolti e non solo in TV, proponendo nuovamente i suoi programmi, ma anche nelle città da lei più amate, dove piazze, vie, o interi edifici sono stati addobbati nella sua memoria o a lei dedicati. Quello che è previsto per il 2023, in Italia, ha entusiasmato tutti coloro che l'hanno amata durante il suo percorso artistico. Raffaella Carrà sulle monete dal 2023, la sensazionale iniziativa Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro. Unione Europea: ogni anno i paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circolazione monete commemorative o celebrative. Nel 2023 l'Italia dedicherà le monete da 2 euro a Raffaella Carrà. Indice verso destra: https://t.co/romfrudaxpic.twitter.com/0pg3c7 zp, cinguetterai chiocciola cinguetterai, September 5, 2022. A svelare l'iniziativa italiana è l'account cinguetterai su Twitter, che spiega che per l'anno 2023, l'Italia conierà delle monete da 2 euro su cui ci sarà il volto di Raffaella Carrà per renderle omaggio. A comunicare la notizia è stato Fabio Canino, conduttore radiofonico, giudice di Ballando con le Stelle e molto amico di Raffaella. L'annuncio è stato dato durante la presentazione del Raffabook al Festival della TV, tenutosi a Dogliani. Per il 2022, invece, l'Unione Europea ha coniato una serie di monete per il 35esimo anniversario del programma Erasmus, e il nostro paese ha destinato i 2 euro commemorativi al 30esimo anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.